Buona caccia, visto che anche io resto a casa, ti faccio vedere come poter impiegare il tempo e come si costruisce un aquilone che anche senza grossi spazi di rincorsa la possiamo far volare. Occorrente indispensabile, una vecchia cassetta, la busta sacchi della differenziata, lo scotch, l'opening che sicuramente avrete a portata di mano e le forbici da sappa. Allora, utilizzando l'opening stacchiamo il fondo della cassetta. Basta tirare leggermente la punta, fare un po' di pressione e questa viene via. Ripetiamo per tutti e 6 i punti di sappatura. Abbiamo ultimato l'operazione per tutti e 6 i punti. Questa ci sarà indispensabile per costruire la nostra colonna. Sempre utilizzando l'opening, puntiamo una linea del legno e la seguiamo fino in fondo, facendo un po' di pressione, andando così ad ottenere delle striscioline di legno. Ora ripetiamo questa operazione per 2 volte. Il vostro opening, comprato in Caravella sicuramente, avrà questa parte del coltello che serve proprio per scortecciare. Utilizziamolo per affinare questa. Abbiamo ora ottenuto 2 barrette di legno più o meno uguali. Ora, con la forbice da salta, andiamo a fare un taglio a questa altezza. Il risultato del nostro trancio di fondo di cassetta sono queste 2 stecchette e questo quadratino qua. Passiamo ad utilizzare lo spago da cucina. Aperto lo spago, fissiamo con un pezzo di nastro adesivo sul nostro stecchetto di legno il terminale dello spago. Iniziamo a lavorare lo spago che sarà la colla che avremo al nostro pilone intorno alla barretta di legno. Allora andiamo ad aprire la nostra busta da spazzatura, sempre con la forbice da salta, andiamo a tagliare la parte finale. La scelta di questo tipo di busta è facoltativa, ve la consiglio per 2 ragioni. Uno, perché anche con poco vento riuscite a far lavorare. Due, la potete appesantire colorandola un poco, quindi potete metterci sopra del colore a tempera e cose del genere, quindi farvi cambiare colore, il colore che volete, dopo che l'abbiamo aperta per intero. Scegliamo un lato e andiamo sempre con la forbice da salta ad aprire il lato interessato. Non mi servirà tantissimo di questa busta. Andiamo a tagliarci i pezzettini di scotch da mettere, che utilizzeremo poi a breve. La busta che ci è avanzata la andiamo ad attorcigliare, il pezzettino che ci servirà dopo per decorare il nostro pilone. Prendiamo le stecchette, le mettiamo a X e facciamo il primo passaggio di nastro. A noi uscirebbe più facile farlo con le legature, però siccome presumo che molti di voi la dovranno lanciare dal balcone di casa, stiamo utilizzando materiali un po' più leggeri e lo scotch, perché a differenza del cordino ci permette di attaccarlo utilizzando il meno possibile e soprattutto non andando ad appesantire il nostro pilone. Preparata la nostra X, l'appoggiamo un attimo da parte. Andiamo a prepararci 4 pezzettini di scotch altri che ci serviranno a breve per fissare la nostra anima, la nostra struttura portante al telo di aquilone. Allora, disponiamoci le 2 stecchette che abbiamo tagliato prima e con la forbice andiamo a fare un taglio per andare a formare un rombo. Allora, questo qua è il nostro intarno, se vedete lo scotch l'ho messo all'angolo, con il nastro, la parte che attacca, la parte della colla rivolta verso l'alto. La vostra sicuramente uscirà più bella, con lo scotch rivolto, il nastro adesivo rivolto verso l'alto. Raddrizziamo il capolavoro che abbiamo fatto prima e andiamo a appoggiarlo facendo aderire i singoli angoli. Ecco, ora andiamo a chiudere con il nastro adesivo. Dopo aver fissato bene i 4 lati, giriamo sul fondo e col nostro opening andiamo a fare 2 forellini all'altezza dell'intersezione delle 2 pagliette di legno. Una volta fatta passare da un lato e dall'altro e annodata, andiamo a metterci solo un pezzettino di scotch di rinforzo dove è passato il filo e il nostro aquilone è quasi pronto. L'ultima parte, il resto di busta che ci avevamo prima è lasciata, possiamo tagliarla a pezzettini. Code per il nostro aquilone. Sempre con
lo scotch, in questo caso rigiriamo l'aquilone dal lato interno, che mi sarà il nostro lato esterno, e andiamo ad attaccare le nostre strisce sugli angoli. Finito di attaccare anche le striscioline, con la nostra matassina pronta, la nostra aquilone contro il Covid-19 funziona.